Ciao a tutti, andiamo a fare queste baguette insieme al gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre con Rosa Di Fonso che ci guida e che è l'amministratrice del gruppo. Questi sono i suoi ingredienti pronti, questo è il Licoli. Per chi non ha Licoli può mettere 30, 30 e 30, 30 grammi di pasta madre, 30 di acqua e 30 di farina. Questo è il mio Licoli che è aumentato di volume, vedete l'ho rinfrescato stamattina ed ora è pronto. Per fare questa ricetta, seguiamo le indicazioni che Rosa ci sta dando per procedere a fare queste baguette. Ok, eccolo qua il mio Licoli. Adesso dobbiamo versarlo nella planetaria con tutta l'acqua e sbattere con il gancio a foglia. Così si creano delle bollicine. Poi, piano piano, mettiamo la farina in più dosi fino a metterla tutta. Quando mettiamo la farina dobbiamo cambiare il gancio, qui mi sono dimenticata, l'ho cambiato dopo. La velocità non deve essere alta, quindi una velocità media. Bene, quando l'impasto è pronto, deve essere un pochino sì, morbido, ma non appiccicoso. Eccolo qua, questo è il mio. Lo mettiamo dentro una ciotola. Siamo in tanti a partecipare, tante amiche e amici. Rosa risponde a tutti, quasi a tutti, non so come fa. Tante domande che gli facciamo sul gruppo mentre stiamo facendo questo impasto. Ok, più avanti adesso vi faccio vedere i videoclip di Rosa che ho inserito nel video. Facciamo la prima piega e poi lo teniamo 90 minuti a riposo, così a temperatura ambiente. Dopodiché ne facciamo un'altra. Adesso vi metto in descrizione. Ok, vi ho messo tutta la descrizione che ci ha dato Rosa, così se mi dimentico qualcosa potete seguire bene leggendo. Ok, queste sono le ultime pieghe di Rosa. Man mano l'impasto prende consistenza perché è molto morbido e poi va messo in frigo. Non subito, va coperto, è tenuto 45 minuti e poi messo in frigo. Bene. Quindi in frigo deve stare almeno 8 ore, ma anche se un pochino di più va bene lo stesso. La mattina quindi tiriamo fuori il nostro impasto e procediamo così come sta facendo Rosa. In questo modo lo pieghiamo e poi dividiamo, facciamo tre panetti. Ok, portiamo i lembi al centro e arrotondiamo. Bene. Dopo che i pianetti hanno riposato per un'ora, allunghiamo il panetto e formiamo le baguette. In questo modo, come sta facendo Rosa.
Rosa ha quasi terminato di dare la forma alle sue baguette. Le estremità vengono affinate un pochino. E queste adesso dovrebbero essere messe a lievitare dentro dei contenitori appositi proprio per le baguette. Io non ce l'ho e chi non ce l'ha può usare una teglia con carta forno e con nel mezzo la carta che divide le baguette. Ok. Bene, queste adesso vanno fatte lievitare, devono raddoppiare, ma non ci vorrà molto. Con un paio d'ore lievitano. A me almeno è stato così. Questa sono io che sto facendo le mie baguette, eccole qua, forse le dovevo allungare un pochino di più. Qui trovate le descrizioni per la cottura. Ed ecco pronte le prime baguette, queste sono di Rosa. Di seguito metterò qualche foto delle amiche che hanno partecipato all'impasto collettivo. Non le posso naturalmente mettere tutte, ho preso le prime che ho trovato. Bene, amici, ci siamo divertiti anche questa volta in questo impasto collettivo. Ringraziamo tanto Rosa che ci ha guidato in questa ricetta e ci vediamo al prossimo impasto collettivo con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Ciao a tutte, ciao ciao.